Piazza Garibaldi centro e cuore pulsante di Casalmaggiore, Piazza Garibaldi fulcro della Fiera di San Carlo. Ecco perché il Museo Diotti ha scelto di dedicare proprio a questo spazio, all'amato listone dei casalesi e casalaschi, una mostra nel periodo di fiera e oltre. Parecchia la documentazione raccolta anche successiva alla costruzione della piazza, tra progetti, bozzetti e disegni anche di grandi artisti locali legati alla manifestazione che il listone ha ospitato. Ecco, la piazza ha un suo momento di fondazione che è attestato al 1618, quando il governatore concede alla comunità di poter bonificare un'area centrale che allora era paludosa, era attraversata dalle fosse del castello vecchio di Casalmaggiore. E grazie a questa opera di bonifica viene creato appunto questo grande slargo centrale destinato al mercato che allora si svolgeva due volte alla settimana. Poi più avanti questo spazio viene sempre più strutturato e arricchito nel 1813 da alcuni elementi architettonici fondamentali che sono ancora quelli che la connotano, ovvero le colonnette che delimitano il perimetro alternate a tante panche di marmo che costituiscono l'aspetto più pittoresco della piazza stessa, che la trasformano in un vero e proprio salotto della città. La piazza è intesa come luogo di aggregazione, luogo del mercato e della fiera, che sono sempre stati due eventi molto importanti che continuano tuttora. La piazza anche come sede di manifestazioni politiche, sportive, culturali, spettacoli, ricordo il Recitar Cantando, per esempio, che si è svolto per tanti anni sulla nostra piazza.